La partita più scoppiettante della giornata è il derby emiliano-romagnolo Rimini-Modena. A Romeo Neri finisce 4-3 dopo una ridda incredibile di emozioni. Al 26esimo Bruno si guadagna un rigore con grande astuzia e lo trasforma spiazzando agli ardi. La risposta dei padroni di casa è folgorante e il pareggio arriva con Docente che trova la zampata sul primo palo, concretizzando il servizio di Regonesi. 180 secondi e la camera a pennellare il gol della domenica. Controllo nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore e missile terra-aria in diagonale che si va ad infilare sotto l'incrocio. Bruno decide di iscriversi alla fiera delle prodezze balistiche e al 44esimo sprigiona una punizione da lontano che folgola agli ardi. Il puntero modenese non si ferma e dopo l'intervallo completa la trick con una rasoiata di sinistro sul mancato controllo di Coffi. Proprio Livoriano commette fallo di mano su cross di Regonesi e l'inevitabile rigore è infilato in rete di prepotenza da Pagano al 55esimo. Il punto esclamativo arriva a 5 minuti dalla fine con Vantaggiato che dal limite scarica un diagonale perfetto eludendo la guardia di Artipoli. Inizio di partita dilagante per la Triestina contro l'Avellino. Al quinto è Della Rocca a sbloccare il risultato, irrompendo con grande tempismo sul pallone di Figoli, che aveva rimesso in mezzo il cross di Allegretti. È proprio il capitano Labardato a disegnare da calcio d'angolo la parabola che Minelli trasforma di testa nel 2-0 al 25esimo. Il difensore però prima dell'intervallo rovina tutto, causando il rigore con un fallo di mano ingenuo. Il neoacquisto De Zerbi dell'Avellino riapre i giochi con grande nonchalance. È solo un fuoco di paglia perché l'eroe di giornata Allegretti si mette in proprio e al 55esimo trova la stoccata vincente dai 25 metri in diagonale. A Grosseto va in scena il Pickleman Show. L'austriaco, dopo essere stato il fautore del colpaccio di Pisa, piazza una doppietta di pregevole fattura. Al 42esimo segna con una girata di sinistro approfittando della gita fuori porta di Cassano, mentre al 52esimo confeziona un capolavoro in rovesciata a castigare la corta respinta della difesa su cross dalla sinistra. Cordova completa la festa nei minuti finali con una punizione potente di destro per il 3-0 che catapulta i toscani in vetta alla Serie B. Idiosincrasia al gol invece su tre campi, terminano senza reti Ancona-Ascoli, Frosinone-Bari e Cittadella-Salernitana.